Ragazzi del web, un salutone dal Nabaccio e benvenuti su Antimatter Chemistry. Prima che inizi il video vi ricordo che questa serie, come tutte le altre collaborazioni con il Multicore Network, di cui tra l'altro trovate il link anche nella descrizione, di iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto, lasciare un like per sostenere me, la serie e il canale e lasciarmi un commentino dandomi dei consigli su quello che abbiamo trattato quest'oggi. Detto ciò, ragazzacci, benvenuti su Antimatter Alchemistry. Che cos'è Antimatter Alchemistry? È un pack dal creatore della Volcano dove siamo in un mondo completamente bianco. Non c'è una ceppa di niente a parte i white antimatter. Qui, anche qui come nella Volcano, lo sponde mob è bloccato. E però ci tenevo a dire che questa serie è un po' una serie tampone. Avevo intenzione di portarla, però comunque sia volevo fare altro. Solo che, come detto sul gruppo Telegram e nei precedenti video, ho avuto problemi con il pack che volevo fare e il server su cui lo volevo fare. Di conseguenza, appena risolverò questi problemi, la serie che voglio startare partirà e vedremo un pochettino come giostrarcela. Ma bando alle ciance e ai discorsi e veniamo a noi. Cerchiamo di capire come sopravvivere in questo mondo un po' monocromatico, diciamo così. Di conseguenza apriamo il nostro libro delle quest. Ci sono diverse cosettine, ok, ci abbiamo anche l'avarizia, interessante. Ma partiamo dalle prime quest, ovviamente. Welcome, benvenuto, ci dà delle robe, grazie. Grazie, 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 grazie. Quindi ci hai dato il Chemical Dissolver, delle canne da zucchero, il Culinary Generator della Wheat Sand. Ah, la Wheat Sand fa crescere canne da zucchero senza che ci sia una fonte di acqua accanto, interessante. La guida dell'Alchemistry e un piccone di stone della Tinker. Non so dove... Ah, ragazzi, mi raccomando, nei commenti fatemi sapere se... Ah, sotto c'era la Tigray, ok. Vi fa piacere che metta la roba tutta a caso qui d'intorno o faccia delle costruzioni tipo casa, laboratorio segreto, non lo so, qualcosa. E vediamo un po' come organizzarci. Allora, questi li mettiamo qua così, ok. E ci mettiamo le canne da zucchero. Almeno ci abbiamo una fonte di canne da zucchero, eh? Se shift crescono. Spetazza! Yeah, spetazza! Che bello, spetazza! Vuoi che facci 4 di questi? Allora, 4 di questi, come li faccio questi qui? Ah, con la white e la grey. Va bene. Sì. Ok, presi un pochettino di materiali. Lui diceva che ne voleva 4, li faccio così. Yes, 1, 2, 3 e 4. Ok, e con sto robo te mi dai delle cose. Me ne dai altri 4, mi dai del pane, grazie. E una cassa, che fa sempre comodo. Che andremo a mettere qui. Vorrei capire come... dove ci vuol portare tutto ciò. E ovviamente presumo alla coltivazione degli alberi. Sembrerebbe di sì. 14 sucrose che si fanno ovviamente nel Chemical Dissolver con le canne da zucchero. Come ti sbaglio? Allora, di conseguenza, questo qui ha bisogno di corrente. Bene, io ti darei, metterei il Culinary Generator e ti darei uno di questi. Almeno fai un pochettino di corrente. Quanti ne fai? 48 refatic, non male. Te ti stai caricando, perfetto. E vuoi 14 di quello a fare, quindi ci vogliono le canne da zucchero. Ora, è 1-1? Sì, è 1-1. Oh, yes! Cioè, abbiamo pure lui! Chemical Combiner e dei tubi. Grazie, 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 fanno comodi i tubi. Qua
ovviamente mi dice che si può spetazzare sulle cose. Bene, i trigliceridi si fanno... Salve, ossigeno, idrogeno, e come li ottengo sti cosi? Mi scusi, la cellulosa va bene, l'acqua sì, ok, allora metto quello, ok, quindi mi stai dicendo che se io metto questi qui dentro ottengo robe, perfetto, e se io ste robe le metto qua, così, no, allora vediamo un po' se mettendoci le cose precise, due di questo, poi erano 36 di questo, giusto, 32 di questo e 18 di questo. Ah, ecco, ok. Mettila in pausa e questo lo metti qui e non lo fa, resume, vabbè, fa come gli pare, insomma. Accidenta, vuole le cose precise sto coso, gli daremo le cose precise perché lui è un bimbo speciale. Ok, ce ne abbiamo 4! Yeah! Cacifo con sta roba. Mi dai del pane, grazie. Ah, meno male posso fare i semini. I semini come li faccio? Col saccheggio. Vedi, tutto torna. Quindi, se io metto questo qui e questo qui, non mi fai semini. Perché tu dove li vuoi i semini, scusami? Ah, and chemical combine. Va bene. Li vuoi qua. Quindi abbiamo detto se io faccio così e così, oh yes, mi fai semini, grazie. Siamo già un pezzettino avanti, sì. Allora ora con sti semini mi dai la terra e la zappa e io sono un bimbo felice, perché a sto punto mi chiedi la cellulosa, perché io con la cellulosa poi ovviamente ci posso fare gli alberi, penso. Il grano me ne dà un po' di più, ok. Sì, c'è da ovviamente da coltivare il grano. Bene, di conseguenza ci abbiamo 10 di quelli, facciamo un cosettino 9x9, ok. Allora questa presumo sia terra normale, quindi se non c'è l'acqua si sminchia. Però io la water, come la faccio la water? La posso fare la water? Come ti sbagli con la water? La tengo dalla snow, dal ghiaccio, dalla terra al 30%, ok. No, è interessante perché comunque sia questa mod della chimica ci dà la possibilità fondamentalmente di ottenere qualsiasi cosa da altre robe. Quindi, bene. Tu cresci, sembrerebbe. E dopo 750 anni, eccoci qua con del grano e dei semi. Semino lo ripianto però, Vai. Ora vediamo un po' se riusciamo qui, probabilmente controlliamo, ad ottenere un po' di quelle cosettine lì. Ok, ne abbiamo due. E lo starch, ok, ne servono 4, ce ne abbiamo 2, c'è da aspettare un altro, farmare un altro pochettino di grano, ce lo dovremmo fare. Allora è passato un pochettino di tempo dall'ultima clip e ho farmato un po' di grano, non tantissimo perché insomma dai, ci dovrebbe bastare, ok, esatto, e abbiamo fatto la nostra quest. Ok, ci dà della pizza, grazie. E con la cellulosa, in teoria posso fare il sapin. Con 2 di cellulosa e 1 di ossigeno qua dentro mi dà i sapin. Perfetto. L'avevo buttati qua. Yes.
ne abbiamo 5. Quindi vediamo un po' di fare la divisione dei pani e dei pesci, perché questo qui se no si piglia male e mi dà 4 di sapping, perfetto. E altri 4, cioè ad arrivare a 16 non dovrebbe essere un problema. Vediamo un po' se li butto dentro. Oh yes, altri 2. Ok, quindi no! Ah, me lo potevi dire prima che... Va bene, no. Devo farmare altro grano. Va bene, grazie. Non dovevi. Ok, dovrei avere tutto per fare gli ultimi 4 sapin. Vediamo un po' di non fare minchiate come prima. Perfetto. E ci abbiamo pure legno, altri semi, grazie. Le mele le posso fare così, però a sto punto io tenterei la fortuna, visto che un pezzettino di terra ce l'abbiamo, abbiamo pure i semetti. Facciamo questa maniera, metto un blocco di terra qui, il saplinghino qua, facciamo crescere l'alberello. Ce la puoi fare, Ciccio, ce la puoi fare. Lo so, credo in te, dai. Oh, bravo. C'è la ore excavation. Excavate, control R. E sì. Non volevo rompere tutte le foglie, però volevo rompere questo. Ok, cioè abbiamo il legno, perfetto. Quante mele ci servono? Allora, questo qui è un sistema un po' brutto, cioè lungo e spuzzoloso per fare le cose. Quindi credo che il sistema migliore per ottenere le mele sia buttare questi qua dentro, ottenere della cellulosa e con il saccarosio, se non sbaglio, saccarosio e cellulosa ci dà una mela. Ok, questo. E questo ci dà le mele. Perfetto. Quante ne volevi? 8. E se ti do il legno, mi dai la cellulosa lo stesso? Mi dai la cellulosa lo stesso. Quindi... Oh, yes. Ridammi anche un po' di saccarosio. Perfetto. E facciamoci un po' di mele. Quindi questo qua e questo qua. E ci facciamo un po' di melinde. Oh yes, mo sei contento, sei felice, mi dici che sono bravissimo, grazie. Da ultimo, ma non per importanza, la roba della Tinker. Oh yes, finalmente una crafting table. Ah yes, e la mettiamo qua. Detto ciò, ragazzacci, direi che per oggi ci possiamo salutare qui. Abbiamo un attimino esplorato quella che è la faccenda di come fare le cose. È un sistema un po' complicato, però mi piace, mi intriga, mi intrippa. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate anche voi. Ovviamente datemi dei consigli per quanto riguarda, diciamo, fare la base operativa, cioè se mettere tutto quanto nel mezzo alla Kaniskatsum oppure fare una costruzione carina e simpatica. Penso che la costruzione potrebbe essere una soluzione ottimale. Ho già in mente una mezza idea, però attendo vostre come dire, i vostri consigli. Detto ciò, ragazzacci, se vi è piaciuto il video, come sempre vi invito tutti quanti a lasciare un like, un commento, a condividere questo video tutti quanti fossero di quadrato. Trovatemi in descrizione. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, dan un abbraccio, un mega saluto, un abbraccio e alla prossima, gente. Ciao ciao. Prima che mi allontani troppo è meglio ritornare alla base.